tu. Che è quello che ha fatto i dati, che la Google Classe per tutte le robe. No, la sua alternativa ai dati. Scusi? La sua alternativa ai dati. L'alternativa ai dati sono controlli. Perché non è che queste feste lo sanno benissimo dove sono, non prendiamoci in giro, lo sanno benissimo da dove arrivano. Quanti lavoratori cinesi clandestini ci sono nella provincia di Varese? Migliaia! Lo che lavorano per? Dolce Gabbana, Armani, Gucci, il dopo più grande, il dopo più grande consumo. Avanti tutti insieme, unicamente, tu la puoi pensare in una leggermente, ma io veramente di sentire litigare, di sentire tu hai fatto questo, tu hai fatto questo, il vecchio è vecchio, il vecchio è passato, globalizzazione sì c'è, ma non me, cioè, allora, un conto è accettare la globalizzazione, un conto è accettare cosa è successo negli ultimi 20-30 anni, un conto è dire ce l'abbiamo, ce la teniamo, non miglioriamo niente e andiamo tutti a farsi benedire. Allora, sono due cose totalmente diverse. Basta. Allora, quelli che ci sono qua, quelli anche che sono andati via, noi chiediamo assolutissimamente dei tavoli di lavoro con noi, le categorie, non ci interessano, cioè se vogliono vengono, ma vogliamo esserci anche noi in prima persona, tavoli di lavoro con dei voti che noi daremo ai nostri collaboratori che andremo ad eleggere il 28, ossia voi, trimestralmente, mensilmente, cioè l'urgenza è posta da me. Quindi trovarci poi anche che non siamo in campagna elettorale, quindi invogliati dall'andare a cercare voti in questa seduta. Quindi trovarci, fare così della situazione, ma veramente poi che si vada a prendere a Roma. Cioè, non che c'è, come la nostra collega li urla, ci sono quelli della Lega nelle nostre città e vengono fatte questo, quello. Non va bene. Questo è un dato che vi giustamente prendo atto adesso, però poi darò la risposta, perché sennò se siete in due a fare tutto quello che facciamo, permettetemi di intervenire ogni momento. No, però, sì, ecco. Allora, meno male che siete voi. Allora, abbiamo una risposta sua, che poi ovviamente anche lui deve andare via, così facciamo anche controbattere il nostro amico leghista. Le domande scritte. Ecco, anche perché volevo dare lettura alla domanda scritta, se no è inutile che abbiamo fatto. Io velocissimo, la mia perché è più rivolta. Però visto che devo andare via anche io, sono andato a variare, c'è un altro problema scottante come questo, con piacere di esserci, che dobbiamo essere tenaci, presenti dovunque. Io volevo dire, riguardo a questo discorso, che mi trovo pienamente d'accordo, su questi, diciamo, trasporti illegali a queste bobine di tessuto che arriva in Italia, io sono d'accordo con quello che ha detto la signora. Perché vi dico questo? Perché il sottoscritto si è già recato più di 10-15 volte in Cina, ed è così. Io non l'ho detto prima, lei ha acceso poco, vi glielo dico, là ci sono manufattieri che preparano la roba firmata Boss, firmata Versace e poi il prodotto Made in Italy, che invece è falsa, è fatta là. Questo tutti, in base a quello che conterò, che conteremo, dobbiamo imputarci a bloccare questa importazione selvaggia. Io dell'UDC mi dichiaro d'accordissimo, perché questo va tutto a danno delle nostre imprese che lavorano seriamente e rischiano di chiudere per colpa di questi farabutti, scusatemi il termine, e veramente là c'è lo sfruttamento, non come da noi. Anch'io ho dei dipendenti extracomunitari, quelli bravi, sono d'accordo con Federico, devono rimanere, quelli legali via, che vadano a casa. Però questo traffico Cina-Italia, a mio avviso, deve finire, perché questo vale non solo per il tessuto, ma anche per la carne, per il grano.
qualcuno ha detto che ci vuole 4 quintali di grano per fare una permanente, ed è vero, è una cosa assurda. Un caffè costa come 4 litri di latte, ma mi ci rendiamo conto? Quindi è veramente a ramengo, abbiamo bisogno che il governo, chi di dovere, ci diano delle certezze, delle regole ferrate. Solo questo volevo dichiarare, io vi ringrazio, vi chiedo scusa. Giovanni, posso ripetere? Giovanni è fantastico perché, a parte che è un amico, al di là del fattore politico, abbiamo collaborato in provincia come assessore. Ogni tanto fatto vent'anni il sindaco. Sei filo centrodestra, io prendo più di qua che di là. Vabbè, ma di là però. Io dico quello che ho detto. Io sono la faccenda, mi permetto di dirlo perché ti voglio bene umanamente. A volte fatica a capire da che parte stai, ma comunque. Dati statistici e non solo, ma realistici. Io spero di non essere smentito, perché mia moglie ne ha troppe parole, mia moglie, cioè fatti concreti, perché provengo da un comune di 3.500 abitanti dove sono abituato, ciao Giovanni, a essere amministrato, tanto per la lampadina, quanto per l'asfalto, quanto per la produttività locale. Ora, 6.300 chilometri di tessuto sono tanti, se noi pensiamo che la provincia di Puglia di competenza 3.800 km, è il doppio della provincia di Cuneo, quasi, per cui questo la dice lunga. La dice lunga sui controlli. Per rispondere alla signora, io non sono la situazione del Varesotto, per carità, sicuramente, come diceva il mio collega, ci sono anche figli di buona donna, italiani e stranieri. Questo non significa che siamo tutti perfetti. Leonardo Sciascia diceva esistono anche gli imbecilli di sinistra, cioè uomo di sinistra, giustamente faceva notare che non è che siamo tutti perfetti, noi avremo le nostre colpe. Non so se imputarlo o meno in questo caso, perché non conosco la realtà. Che ci sia qualcuno che magari non abbia controllato, me lo sta dicendo lei, ne prendo atto, e magari l'amico Maroni, che penso che ha fatto un lavoro, sono di parte, ci mancherebbe, però penso che abbia fatto a livello governativo un lavoro encomiabile, discutibile, opinabile, comunque un lavoratore, su questo dal mio punto di vista, visto che Maroni è di Varese, gli farò questa battuta, ma mi ha fatto questa osservazione. No, ma io anche oltretutto aggiungo, scusami, ma è proprio Maroni che ha partecipato fisicamente lui ieri. Quindi vuol dire che è vero, magari ci sarà qualcuno che farà stupidaggini, però credetemi, la nostra politica è molto trasparente. Mi spiace che l'incontro le ali. L'interlocutore a cui siamo andati, volevo interloquire anche con la signora del PD. Il discorso è, io onestamente da questa riunione sono venuto per capire qualcosa, esco e non ci ho capito niente. Se aprivo il telegiornale, quello che apro tutte le sere, è la bella fotografia di quello. I partiti, ognuno tira l'acqua sul mulino, io ho fatto, io dico, io ero, io. E non si è risolto nulla. Proposte, nessuno. Questo era. Per quanto riguarda, adesso io non mi sono preso, per quanto riguarda l'Italia, dove vogliamo andare con l'Italia? Questa è la domanda. Di questo paese, che ne vogliamo fare? Indipendentemente dai colori. Cioè, ho sentito della delocalizzazione. Certo, io sono contro la globalizzazione, perché da quando è venuta la globalizzazione l'Italia è andata a fondo e andrà sempre più a fondo. Nessuno la salverà finché non si metteranno i paletti e si ricomincerà di nuovo a produrre in Italia. Perché è inutile che facciamo produrre in Cina. C'era il signore del PD che diceva la democratizzazione ad Oriente. Va bene, vadano tutti ad Oriente, ma se vanno tutti ad Oriente dell'Italia, che ne facciamo? In Italia non c'è più un destro. Io aggiungo una cosa. Questa comunità di vorrei solo finire perché io non sono abituato a parlare in tutti. No, cosa vogliamo fare di questa Italia? Va forse. Cioè l'Italia una volta, io adesso non c'è una lavagna ma lo dico sempre quando vado a fare un po' di incontri con questi signori. La ricchezza italiana e il prodotto graficamente si poteva 10 anni fa rappresentare da una piramide, lo faccio qua, da una piramide, no? Dove la ricchezza, l'altezza era rappresentava la ricchezza distribuita fra i vari componenti e fra le varie forze produttive. E la base, tutto uno stuolo, che era il tessuto connettivo italiano. Bene, oggi a distanza di 10 anni questa piramide come si può graficamente di nuovo rappresentare? Molto verticalizzata,
La ricchezza è stata distribuita su pochi attori italiani, gli amici, e la base produttiva si è assottigliata aumentando la disoccupazione. Il risultato qual è? Che al primo colpo di vento la piramide cade, ed è quello che sta succedendo in Italia. Questo è qual è. Quindi il concetto qual è? La distribuzione degli appalti, tutto questo. Perché le piccole imprese sono state tagliate fuori tutti dagli appalti? Perché hanno aumentato i parametri. Bisognava avere classi di fatturato, di